Intanto grazie a tutti per essere qui presenti, grazie anche a quelli che eccedono i posti a sedere e che quindi sono disposti a stare in piedi per ascoltarci, speriamo di essere all'altezza. Io in realtà ho il compito di, mi presento, sono Girolamo De Michele, figuro come curatore del libro di cui siete venuti ad ascoltare le ragioni. Il mio intervento iniziale, prima di passare la parola a Tony Agad, è quello di, ha il compito di spiegare perché questo libro. La risposta che io mi sono dato quando all'inizio di questa avventura discutevamo con Tony se farlo o no, prima ancora di discutere come farlo, prima ancora di trovare l'editore eccetera, era che era giusto che questa storia, che è un segmento di una storia evidentemente più lunga e più ampia, era giusto che fosse raccontata anche dal punto di vista del protagonista, se volete, dei soggetti, o meglio che ci fosse una voce che desse voce alle tante altre voci, scusate la reiterazione, rispetto a una storia che era stata raccontata fino ad ora dai magistrati, dai pentiti, a un certo punto dai parenti, da alcuni giornalisti, ma non vorrei poi pensare che li stia paragonando a Gad come professionalità, ma insomma alcuni signori che sono iscritti all'ordine dei giornalisti, ma che hanno scritto di altro. Per cui questa storia, ce ne siamo un po' accorti, anche uscito il libro, ma non ci torniamo sopra, questa storia è una storia indirizzata verso una direzione, verso un racconto in cui tutto era noto soltanto in certi termini. Invece volevamo raccontare perché volevamo dire intanto che non c'erano alieni, che era una storia di gente normale, di studenti, di operai, di militanti, di realtà cattoliche di base piuttosto che di sezioni di militanti, di fabbriche, di comuni, dove erano tutte persone normali. Negli anni 60 e 70 era normale che si pensasse che il mondo poteva essere cambiato, che si cercasse di prenderlo in mano per poterlo cambiare e che si combattesse contro il potere. Aveva anche senso ricordare in questa storia cose che spesso vengono dimenticate, perché se dalla storia degli anni 60 e 70 viene estrapolata ad esempio la strage di Stato, Piazza Fontana, le trame neofasciste, le bombe nelle banche, nelle piazze, se si dimentica che questo era lo Stato, se si dimenticano le forze dell'ordine che sparavano nel testa d'uomo, sapendo che gli sparatori sarebbero rimasti impuniti, se si dimentica tutto questo si toglie un elemento importante dal contesto, ed è un elemento importante che serve a capire qual era il livello di violenza col quale inevitabilmente chi voleva cambiare il mondo era costretto a confrontarsi e ad adeguarsi. Al tempo stesso volevamo raccontare una storia che non fosse cupa, che non fosse la storia degli anni di piombo, che ricorderei è un'espressione che viene da un film che in realtà parlava di altro, e cioè erano anni in cui c'era gioia, c'era voglia di vivere, e questa gioia ad esempio abbiamo cercato di rifonderla nei racconti di alcune grandi lotte o alcune grandi manifestazioni. Penso alle narrazioni delle lotte di Torino, di Marghera, dove abbiamo recuperato dei materiali documentari dell'epoca per poterle raccontare quasi ora per ora. Ecco, noi pensavamo che questo fosse importante, e poi pensavamo che fossero importanti le ragioni di queste lotte, perché chi ha deciso
di schierarsi per la difesa dell'esistente dicendo che il peggio eravamo noi, poi dopo non ha combattuto per migliorare quello Stato che difendeva. I morti sul lavoro, i morti nelle strade, la nocività, la salute barattata per un frammento di salario, la distruzione della cultura, dell'istruzione, eccetera. Tutte queste cose negli anni 80 e 90 hanno spadroneggiato. Noi le combattevamo. Il problema era trovare il modo per raccontarle. E qui, nell'interazione, nelle diverse stesure, nei passaggi, nei manoscritti che si sovrapponevano di questo libro, che è davvero un libro scritto a quattro mani, è venuta fuori una soluzione che era al tempo stesso ci è sembrata utile al libro, ma anche giusta rispetto al senso politico, perché in fondo è la storia di un giovane veneto che cresce negli studi e poi nelle lotte, che cerca se stesso e che nel momento in cui trova se stesso, e questo momento è l'inizio di quel decennio che dà il titolo a questo incontro, e cioè il 68, smette di parlare in prima persona e comincia, e questo nel libro lo si vede, quando scompare il pronome io e compare il noi, compare un grande noi collettivo, e trova se stesso non, ecco, come i protagonisti dei romanzi di formazione che alla fine trovano una definizione individuale, no, trova un grande noi collettivo che era quel grande noi collettivo delle lotte, delle strade piene di gente fino a sera, fino a notte, delle piazze piene, delle comuni, delle assemblee nelle scuole, in cui si viveva, in cui, ecco, qualcuno li ha chiamati anni affollati, in cui non si era mai da soli, si era sempre nel comune insieme ad altri, e quindi la narrazione si scioglie in questa grande dimensione collettiva. Poi, come sapete, questa narrazione si interrompe con l'arresto di Toni e abbiamo scelto di concludere lì questo periodo narrato, perché comunque quel momento lì segna una cesura, e così facendo questo libro consegna tutte le proprie ragioni, che sono ovviamente ragioni di parte, perché noi eravamo, credo lo si possa dire con fierezza, partigiani schierati da una parte, e lo siamo ancora. Le ragioni della nostra parte le consegna ai lettori, lo consegna soprattutto a quelli che oggi non devono raccogliere alcuna bandiera buttata per terra, che semplicemente oggi continuano a credere che non sia giusto svegliarsi la mattina per andare a lavorare per poter guadagnare non abbastanza da non doversi svegliare il giorno dopo per andare di nuovo a lavorare, per non doversi poi riposare ma doversi di nuovo alzare, che sia una conquista arrivare vivi alla fine della giornata del lavoro, perché non è detto che debba succedere, che non sia giusto morire fuggendo da una guerra, che non sia giusto fuggire da una guerra e morire perché anneghi, perché vieni respinto, ecco. Che non sia giusto il fatto che il nostro paese sia diventato un condominio fortificato, trovo questa frase molto bella, questa espressione molto bella, come abbiamo fatto a trasformare la macchia mediterranea in un condominio fortificato, in un bel libro su Don Milani scritto da Affinati, che leggevo proprio oggi in treno venendo qui. Ci auguriamo che quello che non siamo in parte riusciti a far noi riescano a fare coloro i quali troveranno le proprie ragioni nelle nostre ragioni.
Io ho avuto una strana sensazione dopo che il libro è apparso di sentire veramente un casino di compagni che mi dicevano bravo, bravo, bravo. Io non mi trovavo così bravo nell'aver scritto le cose che avevo scritto. E evidentemente c'era un'altra ragione perché mi dicessero bravo. Ed era una ragione non più semplicemente personale, appunto, perché fossi un buono scrittore, o fossimo un buono scrittore, buoni scrittori, ma semplicemente perché avevo tolto un tappo. Un tappo a un blocco di ricordo, un blocco di memoria, è un blocco di desiderio di dire che cosa veramente negli anni 60-70 è passato, è successo. E questo, veramente, aver far saltare il tappo, mi sembra una cosa che evidentemente apre ad andare oltre, appunto, alla definizione di quegli anni come anni di piombo. Apre andare oltre a questa convenzione di escludere dal racconto della nostra storia italica, quello che sono stati quegli anni. Quegli anni sono stati degli anni buoni, cattivi, come sempre avviene, ma degli anni pieni di cose, pieni di passione. Ed è su questi anni pieni di passione che mi sembra sia assolutamente importante riaprire la discussione, smetterla con questi libri che raccontano solo delitti o ricordi di delitti, che danno un colore nero a questi anni. No, questi anni sono stati anni che hanno avuto un colore rosso, ed è questo rosso, questa epica che noi abbiamo vissuto, che va restituita al racconto e alla memoria di tutti. Noi chi eravamo? Eravamo gente che era uscita dal Partito Comunista Italiano. Eravamo davvero dei compagni. Ci hanno escluso dalla memoria del comunismo italiano. Noi dal 56 in poi, vi parlo come uno che nel 56 aveva 23 anni, dal 56 in poi, ma con tutta un'enorme crisi che ha attraversato il comunismo italiano, la crisi dello stalinismo, per la critica allo stalinismo. Noi veniamo di lì, veniamo dalla critica allo stalinismo. Siamo cresciuti essendo comunisti e dicendo ma non si può più essere comunisti in quella maniera. La critica allo stalinismo è qualcosa che abbiamo scoperto dopo il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico. Ed è da quel momento lì che abbiamo cominciato a dire qui si tratta non semplicemente di cancellare gli elementi di stalinismo che sono nella tradizione del partito, ma di ritrovare le ragioni del comunismo. Qui non si tratta più di andare alla sezione, si tratta di andare alle fabbriche. Qui si tratta di scoprire che cos'è lo sfruttamento, non di sentirne parlare. Non era l'ideologia che ci interessava, ma era la critica dell'ideologia, la critica pratica dell'ideologia. Era la capacità di sapere come si faceva a superare la sofferenza e il dolore del lavoro. In questo lavoro che, badate bene, oggi tutti parlano che bello quel periodo. Cavolo, quello era il periodo in cui ci si alzava alle 6 di mattina per andare in fabbriche terribili, dove il sistema dei cotti, lo sfruttamento diretto, il comando, erano qualcosa che massacrava la gente. Erano gli anni in cui non si riusciva a sospendere il lavoro per riposarsi, non si riusciva neppure più, dicevano i compagni, a far l'amore. Ed era questa la cosa che noi abbiamo man mano scoperto, ed era su questo che abbiamo costruito questa formidabile specificità italiana, che
che il 68 non è stato semplicemente il 68 degli studenti, ma è stato lo 68 di operai e studenti uniti nella lotta. Non come una parola vaga, o come i bei dipinti dei compagni francesi. No, davvero. Erano gli operai che partecipavano alle manifestazioni, entravano nelle università, e noi, studenti, che entravamo nelle fabbriche. Questa è stata l'eccezionalità del 68 italiano, una eccezionalità costruita da 10 anni di riviste, di discorsi che erano stati fatti, da quella che è stata la meglio gioventù che si è costruita effettivamente in quegli anni, dai Quaderni Rossi, a classe operaia, a tutta, ai vari poteri operai che nascevano qua e là. Questo è stato l'elemento essenziale del 68. Comunisti che avevano ritrovato l'unità di classe, che avevano ritrovato nella conoscenza del lavoro le capacità di dire: noi costruiremo una società nuova. Ed è chiaro che lì è successo un po' un pandemonio. È successo il fatto che su questa base, soprattutto all'interno delle fabbriche, si sia spaccato col sindacato. Tra il 69 e il 73 c'è stata la rottura tra i movimenti e il partito all'inizio e poi il sindacato. Una rottura che è stata una rottura pesante, perché gli operai decidevano se fare le lotte, decidevano gli obiettivi. Ed erano obiettivi, io non so, io ho seguito un paio di lotte, veramente dal principio alla fine. La prima era una lotta a Marghera che è cominciata nel 67 e finita nel 69, ed era su cosa? Su 5.000 lire uguali per tutti. Guardate bene, 5.000 lire era quello che il padrone era disposto a darti nel premio di produzione, ma quello uguale per tutti era totalmente inaccettabile, perché significava rompere l'ordine della produzione capitalista, il comando sul lavoro. Abbiamo vinto. Il fatto è che questa vittoria a Marghera, come avevano altri compagni, avevano vinto nelle fabbriche di Pisa e altrove, questa vittoria a Marghera l'abbiamo portata a Torino, e a Torino abbiamo vinto alla Fiat. E questa è la cosa che evidentemente ha immediatamente interrotto il rapporto col sindacato, che pure era stato inizialmente un rapporto importante. La violenza è stata qualcosa che ci ha accompagnato, ma ci ha accompagnato come violenza operaia. Guardate bene, quando si parla di violenza operaia, se non ci riportiamo là indietro, non riusciamo mica a capire, perché la violenza operaia è lo sciopero, è le botte ai grumieri, è l'isolamento dei padroni e dei loro sgherri, è la lotta contro i sindacati gialli. Questa è la violenza operaia. Guardate bene, c'è qualche cosa che è divertente in fondo. Se voi prendete, scusate, se parlo da filosofo del diritto, se voi prendete i testi che accompagnano la critica della violenza nella teoria dello Stato, trovate sempre la parentesi sullo sciopero. Lo sciopero è stranamente il contropotere che il diritto del lavoro concede e accetta. Lo sciopero operaio era riconosciuto all'interno della grande fase della grande industria come qualcosa di extralegale. E io sono sempre rimasto stupito del fatto che il sequestro dai padroni fosse qualcosa che in Francia si faceva normalmente. Si faceva normalmente come, e nessuno ti denunciava. C'è una pagina bellissima di Benjamin in cui dice appunto questo, che
c'è questa, c'era nella cultura operaia, nella pratica operaia, nella stessa pratica sindacale, questo momento di esercizio di contropoteri. Noi ci siamo mossi all'interno di questa violenza. Dopo il 73, dopo l'occupazione della Fiat da parte degli operai, quando abbiamo cominciato a capire che eravamo su una variazione, su un'innovazione di paradigma, quando le fabbriche hanno cominciato ad essere esternizzate, il lavoro ha cominciato a essere esternizzato e abbiamo capito che la lotta di fabbrica era finita. E l'abbiamo capito senza illuderci che ci fossero, dopo le grandi campagne di sfoltimento del personale delle fabbriche, dopo che abbiamo capito che l'automazione stava entrando in fabbrica e creava disoccupazione e che comunque avrebbe rotto quella struttura della giornata lavorativa. A partire da quel momento che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato la lotta sul sociale, ma sul sociale che se l'aspettava l'organizzazione della lotta, sul sociale che voleva auto-organizzarsi. Sul sociale significava nelle scuole, nei quartieri, significava dappertutto, ed era una lotta chiaramente nella quale quella violenza operaia era stata portata, era la violenza di operai nella società. Bisogna smetterla di dire che la violenza è male sempre. Non è vero. La violenza può essere contropotere, non può essere uccidere, ma può essere esercitare la forza di un'idea, di una capacità di organizzazione. Io ho praticamente finito di dire queste cose, volevo semplicemente aggiungerne una: siamo stati sconfitti. Fuori dubbio che siamo stati sconfitti in maniera assurda, pesantissima. Vorrei che non si dimenticasse che la nostra sconfitta è passata attraverso strumenti che erano completamente sproporzionati, meccanismi giuridici falsi, utilizzati politicamente. Io personalmente mi sono trovato ad essere l'uomo che guidava insieme le Brigate Rosse e l'autonomia, che aveva ucciso Moro e avevo fatto altri 17 omicidi. Questo per finire il racconto del 7 aprile. Evidentemente la nostra fiducia nella giustizia non poteva essere molto alta a questo punto. E però il problema, se noi siamo stati sconfitti, è un problema che riapre una serie di altre tematiche. Siamo stati sconfitti, ma non siamo stati vinti. Noi continuiamo, abbiamo continuato. E abbiamo continuato perché? Perché le forze che ci hanno battuto sono diventate marce. Noi invece abbiamo costruito lotte e continuiamo a costruirle a livello italiano e a livello europeo. Grazie. La violenza, caro Tony, è stata una delle cause della sconfitta, e non soltanto della sconfitta personale, dell'incarcerazione, anche della persecuzione giudiziaria di alcuni, ma di una sconfitta sociale generalizzata. Ma io voglio confidarvi intanto un pizzico di soddisfazione che provo nel fatto che abbiate avuto la gentilezza di invitarmi a discutere questo libro di memorie che voi avete raccontato pochissimo perché siete troppo appassionati e lo avete dato per scontato, che è un libro sicuramente appassionante, appunto, ma che è anche un libro molto molto imbarazzante. Questo pizzico di soddisfazione deriva dal fatto che penso che il tempo sia galantuomo e dunque può accadere perfino che quello che io sono diventato, cioè
un agiato professionista borghese che tra i suoi amici conta anche alcuni padroni, oltre che tantissimi compagni con i quali resta un legame indissolubile, nel percorso complessivo di una vita che si misura in anni e in decenni, al dunque poi magari rivela che su alcuni valori, su alcuni comportamenti, su alcune scelte, è rimasto più vicino di tanti altri che si sono comportati in una maniera diversa lungo un tragitto che è quello che trovo davvero straordinario nel libro che avete scritto, perché questo libro descrive, a partire dall'infanzia, ma descrive la storia del più giovane cattedratico italiano che assume il corso come ordinario di diritto dello Stato prima del 68, credo fosse il 66-67, quando aveva appena compiuto 30 anni, fino a diventare il cattivo maestro per eccellenza. E noi dobbiamo chiederci il perché di questa stranezza in un paese come l'Italia, e chiederselo è per l'appunto imbarazzante, e chi legge questo libro capisce quanto forte possa essere la preclusione davanti a questa domanda, perché questo libro è una biografia molto personale, molto intima, ci sono i lutti, ci sono gli amori, ma poi è anche non soltanto una biografia politica, ma una biografia intellettuale del dopoguerra di questo paese. E il motivo per cui mi avete invitato, io lo so, è che non avevo ancora finito di leggerlo quando mi sono imbattuto nella recensione di Repubblica, nella quale si stroncava a priori, adoperando appunto questo potentissimo stereotipo del cattivo maestro accusato di narcisismo intellettuale, che purtroppo continua a esercitare fascino in alcuni ambienti intellettuali nonostante le gravi responsabilità penali, politiche e morali di cui è colpevole, che si ostina 40 anni dopo a chiamarli ancora i compagni delle Brigate Rosse, come, ahimè, lo dico col pianto nel cuore, se non fossero venuti fuori dalla nostra storia e come se noi non ne avessimo conosciuti tanti. Beh, questo blocco mentale impedisce di affrontare quella domanda. Quella domanda vede Toni Negri, se uno va oltre la demonizzazione sciocca, lo vede in rapporto ad alcuni maestri che sono protagonisti della cultura italiana del dopoguerra, da Federico Chabod, Eugenio Garin a Norberto Bobbio. Lo vede compartecipe di un'esperienza, quella dei Quaderni Rossi e di Classe Operaia, all'interno della quale sono coprotagonisti figure che oggi sono celebrate come mostri sacri dell'intelligenza progressista e democratica italiana: Asor Rosa, Tronti, Cacciari, insieme ad altre che purtroppo invece sono state dimenticate, magari come Raniero Panzieri, Romano Arcuati, eccetera. Com'è possibile che venga fuori il mostro da questo tessuto di relazioni che ben presto diventa anche un tessuto di relazioni europee, internazionali? Questo comincia da quella pulsione al viaggio che in Toni Negri si scatena ragazzino, prima ancora di finire il liceo. C'è il primo viaggio in Inghilterra in autostop, poi quello fino a Capo Nord, Amburgo, Parigi la prima volta, poi la Grecia, la Jugoslavia.
e poi diventano questi luoghi di interlocuzione culturale fortissima. E tra le poche fotografie che ci sono su questo libro ne troverete anche una dell'autunno 1960, scattata a Bellagio, nei lussuosi ambienti della Fondazione Rockefeller, dove trovate Tony Negri accanto a Norberto Bobbio e accanto a alcuni filosofi del diritto tra i più importanti del mondo in quel periodo. Dicevo, noi dobbiamo farci i conti e mi permetto, credo di avere le carte in regola anche per non fare il guastafeste, ma per dire cosa non mi piace di questa di queste 600 pagine di memoria, di questa epica, come l'hai chiamato tu. Posso anche essermici incazzato leggendo alcune pagine di questo libro bellissimo e a mio parere pieno di verità deformate, perché già allora, da ragazzino, ho una ventina d'anni meno di Tony, anche se lui li porta molto meglio di me, provavo la sofferenza che queste deformazioni, che questo mito insurrezionalista nella presentazione di sé come avanguardie, provocava lacerando il movimento del quale io ero piccolissima parte. Io c'ero quando ci siamo separati. Scherzosamente raccontavo a Tony Negri che in una pagina racconta un passaggio di contratto d'affitto della sede di Milano di Via Disciplini 2, dove il titolo del giornale rosso, questo te lo posso ricordare, non è che fosse molto originale, l'avevo scopiazzato, c'era Rouge, in Francia era il giornale dei trotskisti, mi piaceva, l'avevamo già creato rosso. Si stava sciogliendo il gruppo Gramsci nel quale io ho trovato i miei buoni maestri straordinari, Romano Madera, Giovanni Arrighi, che tu qui citi, maestri operai straordinari. Ognuno di noi in quegli anni ha avuto figure operaie di riferimento, figure autorevoli. Tu citi Italo Sbrogiò del Petrolchimico di Marghera, io potrei dirti che indimenticabile per me resta il Fiorentino Tizzoni dell'Alfa di Arese, che era nello stesso tempo fricchettone, ribelle, libertario, ma anche sindacalista dell'esecutivo del consiglio di fabbrica della Fincisl e formidabile operaio professionale di primo livello, specializzato, capace di creare con le sue mani i prototipi di legno su cui poi si costruivano le automobili. Non esisteva una sola figura mitica di operaio massa, c'era una profonda diversità anche allora. Dicevo scherzando che non potevo avertelo passato io il contratto d'affitto di quella sede perché avevo 18 anni ed ero apolide, quindi non avrei mai avuto il diritto di farlo, ma potevo già a 18 anni, scusami, diffidare di quella impronta che si dava alla nascente area dell'autonomia, in cui tanti miei compagni sono invece rimasti, alcuni più stretti di Via Disciplini, penso a Jacopo Fo, per dirne uno, ma chissà quanti altri, e che portava verso quel lungo 68, come tu descrivi, italiano, verso il movimento del 77, già profondamente lacerato al suo interno. Quando nel 78 è uscito il tuo opuscolo marxista della Feltrinelli, nel quale si esaltava quella frase che non a caso è piaciuta tanto
sui mass media, l'ebbrezza dell'abbassarsi il passamontagna nella violenza di piazza, la rivendicazione dell'uso anche delle armi da fuoco, sebbene questo libro chiarisca con precisione la battaglia politica che voi avete condotto nei confronti di chi avviava la pratica della lotta armata. Se l'avessero letto con curiosità avrebbero trovato i motivi del contrasto, dei dialoghi e poi della rottura con Renato Curcio, così come mille altri episodi di relazione con altre parti della società, e parlo qui già degli ultimi anni 70, la cena con Emilio Alessandrini di Toni Negri pochi giorni prima che venisse ammazzato da Prima Linea. Voglio dire, era una rete, era una complessità di rapporti, ma quello è stato l'unico momento della mia vita, caro Toni, ti parlo qui già del 77, del periodo mio di lotta continua, in cui il sottoscritto è dovuto andare in giro con la scorta, laddove la scorta era costituita da altri compagni naturalmente, ed era una scorta per vigilare contro il pericolo di essere menati da altri compagni, perché eravamo accusati con un dispregiativo di umanitarismo per il fatto di affermare come intoccabile il valore della vita umana e come dissennato per il movimento la pratica generalizzata della violenza di piazza. Ero il destro, ero l'umanitaria, ma poi ho avuto appunto la soddisfazione che ci si è ritrovati di fronte a una persecuzione giudiziaria nella quale si è voluto creare il mostro del cattivo maestro. Le cose che ricordavi tu adesso, quando Toni Negri il 7 aprile del 1979 diventa anche il telefonista del sequestro Moro, diventa colui che ha organizzato una insurrezione armata contro lo Stato che va dalle Brigate Rosse all'autonomia operaia e paga un prezzo di carcerazione durissimo, un prezzo di anni di galera e poi di domiciliari e di semilibertà, e chi allora denunciò quella legislazione premiale, quella isteria collettiva, credo che oggi possa dirvi che non possiamo ridurre alla categoria di violenza operaia il conflitto, perché questo è stato un danno che si protrae fino a oggi. È vero naturalmente che dentro al conflitto c'è la forza e che dentro alla forza c'è anche l'esercizio della violenza. In tutti i passaggi drammatici della nostra storia questo è vero. La violenza però ha una dimensione fisica e sentimentale che può deformarti lo sguardo, che può incarognirti, e guarda caso tra gli stereotipi più volgari che si rivolgono al cattivo maestro, del quale non si vuole raccontare la storia, perché è una storia della cultura di sinistra di questo paese e ne fa parte a pieno titolo e ci pone delle domande imbarazzanti, tra gli stereotipi che mi hanno sempre fatto provare simpatia nei tuoi confronti c'era anche quello del ghigno, no? Dicevano, ah, Toni Negri c'ha il ghigno, si vede, no? C'è qualcosa di demoniaco nella sua anima. Sarà che questo, diciamo, rivolgersi al ghigno lo hanno adoperato spesso anche su di me, questo mi ha creato una simpatia nei tuoi confronti, ma credo che appunto noi dobbiamo, e vi invito a leggerlo questo libro, saperlo leggere per gli incontri straordinari e
impensabili. Se questo libro avesse un indice dei nomi, sarebbe un indice dei nomi incredibile. C'è dentro il meglio della cultura progressista europea degli anni che abbiamo trascorso, anni nei quali, e su questo do ragione a Toni Negri, ma ormai lo fanno tutti gli storici, i 70, gli anni 70 in Italia in particolare, sono stati anni di redistribuzione del reddito a favore del lavoro nei confronti del capitale, sono stati anni di estensione della protezione sociale e del welfare, sono stati anni di riforme importanti nei diritti civili fondamentali, penso alla legge Basaglia su tutte, ma potrei citarne molte altre. Dobbiamo uscire da quello stereotipo, ma anche tu, Toni, devi aiutarci a uscirne. Allora, io a questo punto mi assumo il ruolo di rilanciare la discussione aggiungendo carne al fuoco. Potremmo andare avanti tanto tempo a discutere chi aveva torto, chi aveva ragione, ma raccolgo il rimprovero benevolo di Gad, ma di aver detto poco sul libro. E però prima di farlo lo ringrazio per aver, come coautore, per aver sottolineato la precisione con cui noi abbiamo puntualizzato i punti di critica e di rottura con altre pratiche politiche. Questa precisione, voglio sottolineare, viene dall'avere, sino all'ultimo momento, riaperto i giornali dell'epoca, per cui ad esempio quando noi raccontiamo le critiche di Rosso alle Brigate Rosse, noi lo facciamo semplicemente prendendo quell'articolo di Rosso pubblicato, scritto prima ma pubblicato nei giorni del sequestro Moro, e citando alla lettera quell'articolo. Sarebbe bastato che qualche magistrato un po' più scrupoloso o qualche storico improvvisato a posteriori andasse ad aprirlo e a leggerlo per rendersi conto che quelle frasi erano lì ed erano dette in un momento in cui non era neanche facile dirlo. Detto questo, Gad ha in parte toccato le cose che avevo in mente di chiedervi. Io credo che chi legge questo libro, a parte tutto il politico che c'è, trova anche due temi che sono estremamente politici, anche se apparentemente non lo sono. Il primo, le frequentazioni intellettuali di Toni, giustamente, tutti i mostri sacri del diritto dell'epoca in una foto, i grandi nomi, il più giovane cattedratico d'Italia, ma soprattutto il racconto di una educazione intellettuale di un ragazzo che finisce il liceo classico, si iscrive all'università e da quel momento in poi lo vediamo percorre appunto gli studi, il momento dell'apprendistato, quando si lavora in cambio di una stretta di mano, le prime borse di studio e poi il primo libro, il secondo libro, i primi concorsi, fino a diventare non solo cattedratico ma direttore di un dipartimento. E c'è un capitolo che è il primo della terza parte che chiude proprio raccontando, ma il dipartimento di Toni Negri che cosa pubblicava? E c'è un elenco impressionante di libri. Ricordo soltanto che poche settimane fa sono stato a un convegno su lavoro e migrazioni a Padova, dove ancora si andava sull'onda di alcune ricerche avviate da nomi e libri nominati lì. E al tempo stesso, sì, i grandi mostri della filosofia del diritto, Bobbio, per dire, Hoppocker, però Toni non era un bobbiano o un seguace di Hoppocker, anzi, era un'epoca nel quale l'allievo, addirittura l'allievo designato, l'allievo al quale il maestro, parlo di Hoppocker, consegna una ricerca incompiuta dicendo completala tu questa ricerca che io non ho più le forze di fare, in cui l'allievo poteva non solo dissentire ma criticare il maestro. Ecco, quando io sono entrato nell'università gli allievi dovevano essere i ripetitori, gli allievi venivano rimproverati se nel
se nel recensire qualcosa non citavano il libro del maestro. E quindi lo spunto che vi butto lì è una riflessione anche su quella che era l'università, certo in un momento in cui l'università cresceva, perché un'università adeguata alla modernità in Italia arriva negli anni 60 e non negli anni 50, quindi non coincide col passaggio dalla monarchia alla repubblica. E dico subito qual è la seconda riflessione che mi interesserebbe fare, sulla quale sono certo che Gaddo troverà pane per i suoi denti. Qui si parla appunto di ragazzi diciottenni, quindi minorenni all'epoca, che con quattro fogli ciclostilati, spesso magari con i titoli a volte scritti a mano, inventavano fogli di comunicazione, cioè i primi giornali, i primi Potere Operaio, la prima Lotta Continua, erano quattro facciate, cioè un foglione piegato in due, che però per contenuti, modalità, grafica, uso delle foto, un giornalismo che oggi si definirebbe col culo in strada, come dovrebbe sempre essere, era in grado di tener testa e a volte addirittura sopravanzare il Corrierone, la Stampa. Non a caso poi da quell'ambiente sono venuti fuori molti, parlo dal punto di vista tecnico, validi giornalisti, alcuni dei quali forse non hanno mantenuto l'idealità del tempo, ma sicuramente anche dal punto di vista tecnico sono state sperimentate, e poi le radio, ecco, sono anni in cui si è inventata una comunicazione nuova, radicalmente nuova, che era al servizio ma al tempo stesso rilanciava l'azione politica. Io credo che di quegli anni lì vadano appunto ricordate anche questi due aspetti, cultura e comunicazione, che ripeto, per me sono fortemente politici. Ma c'era in quegli anni, io credo che io venivo dal Veneto, un Veneto pesantemente cattolico, contadino, miserabile per infiniti versi. Erano gli anni in cui l'emigrazione finiva e i contadini diventavano operai. Ma erano anche gli anni nei quali l'industria, la grande industria, era attraversata da lotte che rendevano il mantenimento di quel modo di produzione, cioè del modo di produzione industriale, impossibile, ormai in crisi. Al principio degli anni 70 mi sono trasferito a Milano a fare quello che ormai mi ero abituato a fare, non più semplicemente il professore ma il militante. Io ho sempre pensato che sapere, senza mettere a servizio degli altri quello che si sa e senza imparare dagli altri quello che bisogna sviluppare quando si hanno strumenti tecnici per farlo, ecco, che sia una cosa, quando non si fa questo ci si sbaglia eticamente. Quando sono venuto a Milano è stato in realtà per verificare un'ipotesi. Era l'ipotesi che le fabbriche non fossero più il centro della produzione capitalista. Guardate bene, adesso ve lo dico in questi termini e posso dirlo in questi termini perché questo ormai lo sanno tutti, che le fabbriche non sono più il centro dell'accumulazione capitalista. Sappiamo tutti che ormai l'accumulazione capitalista
passa attraverso i réseaux cognitivi mondiali. Vi assicuro che nel principio degli anni 70 verificare questa ipotesi era assai azzardato. Ma invece fu proprio quello che qui a Milano ci riuscì di fare. Non più a Torino dove avevamo vinto le battaglie dell'operaio massa. Non più a Porto Marghera dove già nelle grandi fabbriche chimiche si era spostato il problema, ma era completamente coperto dai problemi della morte, della nocività tremenda. Queste fabbriche chimiche non potevano più sopravvivere perché ammazzavano. Qui invece c'era questo problema, questo fatto che la fabbrica stava cambiando. Voi non sapete quale fosse l'emozione teorica e l'emozione politica. Quando andavi davanti alle fabbriche ti accorgevi che questi compagni venivano fuori e ti dicevano: io di lavorare così non ne posso più, che questa fabbrica vada a remendo, non me ne importa più niente, io i miei figli in questa fabbrica non li manderò mai. Com'è che si fa a lavorare senza far fatica? Bella illusione, no? Se volete. Eppure, il senso della comunità, il senso del stare insieme, il senso del lottare, lo si trovava ormai fuori. Noi abbiamo cominciato a parlare allora di operaio sociale, non vi dico l'ironia, le stupidaggini che sono state dette su questa sigla. E in effetti c'era un po' di equivoco, perché parlavamo di operaio sociale e non sapevamo ancora dire lavoratore sociale, non sapevamo più ancora dire qualcuno che si muoveva dentro le reti per produrre. Ancora allora dovevamo inseguire il fatto che dalla fabbrica uscivano, non c'era ancora un'automazione piena, c'erano ancora i torni dentro i quali bisognava mettere le schede perforate per farli funzionare, e dalle fabbriche li facevano andare in giro, no? E cominciavamo a vedere qui, in tutti i paesi qui attorno a Milano, no? Ci sono compagni che hanno descritto queste cose in maniera assolutamente biografica e piena. In tutti questi paesi qui attorno arrivavano il lunedì i camion che versavano le schede e dentro queste cassette che c'erano di fianco ai torni si mettevano dentro e lavoravano la famiglia intera, dai nonni fino ai bambini. Ma tutto questo stava perfezionando, si stava entrando dentro questa nuova forma capitalista. Badate bene, entrava dentro, come dicevamo noi sempre, per reprimere le lotte operaie, perché ma d'altro lato erano lotte che erano trasformazioni industriali che partivano dall'impossibilità di mantenere quel regime. Capite che cosa sarebbe stato se il movimento operaio avesse compreso questo passaggio? Un movimento operaio come quello italiano. Cioè quella macchina formidabile che era il Partito Comunista e i suoi sindacati. Perché questi non l'hanno voluto capire? Perché quel riformismo becero che li ha distrutti, perché non ci sono più, ha vinto allora? Gade diceva, c'era da parte nostra l'insurrezionalismo. Io non so se sia vero. Certo, alcuni miei testi lo possono benissimo l'inno di confermare. Potere operaio. È l'inno di potere operaio. Sai anche che potere operaio è finito nel 73 comunque. Quindi dal 73 alla fine degli anni c'è stata parecchie modificazioni. Comunque questo, devo dire, lo accetto come critica. Ma c'era un'altra cosa, era la tensione, noi facevamo battaglia politica,
c'era la tensione a cambiare la politica. E su questa tensione si scaricava evidentemente quella che era questa formidabile, incredibile differenza tra quello che a noi sembrava vero e l'insieme di falsità, l'insieme di blocchi, l'insieme di repressione che c'erano in città d'Orla. Guardate bene, io vengo da Padova. Padova è stato il centro della reazione fascista organizzata dallo Stato. Io dico, quelli che hanno messo le bombe a Piazza Fontana e che hanno creato in giovani di 18 anni l'irreversibilità dell'accettazione di quel regime. Le bombe di Piazza Fontana sono state una cosa tremenda per quella generazione. Fossero state solo quelle. C'era la legge reale che permetteva di sparare alla polizia. Ci sono state le bombe sui treni, una dopo l'altra. Si parla di terrorismo di sinistra. Non c'è mai stata una bomba da parte della sinistra. Autonomia e anche Brigate Rosse. Mai una bomba. Io ho sempre definito il terrorismo come violenza indiscriminata. Mai una bomba. Mentre invece le bombe le metteva lo Stato. E i giudici seguivano questo. Noi ci siamo trovati di fronte a una crisi dello Stato talmente profonda che è ben vero che si può rimproverare il nostro insurrezionalismo, ma era la nostra necessità di difesa. Siamo sempre stati in attacco, ma la difesa era necessaria. Eravamo in attacco sul livello sociale, ma sul livello politico eravamo in difesa. Gli anni 70 sono stati questi. Quando si dice 68 è durato 10 anni, lo si dice per sottolineare questa formidabile capacità inventiva e programmatica, politica fino in fondo, che ha avuto questo proletariato, scusate la parola, non più alla moda, questo proletariato metropolitano di inventarsi una nuova forma di vita. E i concerti si andava gratis. E perché dovevamo pagare? I concerti erano la musica del nostro vivere, erano prodotte dal nostro essere. Perché dovevamo pagare? Il problema non era di rubare, ma era quello di avere il corrispettivo di un atto di amore, che era quello di aver creato questa formidabile musica degli anni 60-70. C'era una domanda che era, corrispondeva, che voleva, che copriva l'offerta. Sì, si svaligiavano i supermercati, ma era per integrare il salario e poi anche per prendersi il Don Perignon. E via di questo passo, e la scuola la si voleva meglio, e i bambini si voleva che avessero degli asili decenti, e tutto questo era organizzato. Quindi è ben vero che eravamo, per certi versi, insurrezionalisti, ma dovevamo, lo sai Gad, anche Lotta Continua ha avuto una fase di questo genere. Tutti quanti abbiamo vissuto questa esperienza, ed è stata un'esperienza creativa. A questo punto, se io dovessi, come dire, fare il recensore tradizionalista del libro o del discorso di Toni Negri, dovrei di nuovo tornare all'argomento esercita un nefasto fascino intellettuale, come dimostrano i vostri applausi, no? Non sono sicuro che applaudirete anche il mio ragionamento, oltre che la mia battuta, perché io credo che quel pregiudizio
derivi da provincialismo, ovvero sia il fatto che chi lo esercita tuttora contro il ghigno del cattivo maestro tende ad ignorare il successo internazionale dei suoi più recenti scritti, a cominciare da quello con Michael Hard, Impero, che se non sbaglio, adesso non mi ricordo se fosse il Time o il Newsweek, lo ha portato a inserire Tony Negri fra gli intellettuali più influenti a livello mondiale della nostra epoca. Il tutto, caro Tony, esattamente come tu hai descritto, a partire da una da un radicale ripensamento dell'analisi della composizione sociale, della composizione di classe, la fabbrica diffusa, l'operaio sociale, la fine della centralità della grande fabbrica, tutte intuizioni assai felici che spiegano anche a livello internazionale il perché i movimenti rivoluzionari contemporanei, dai No Global a Porto Alegre, a Occupy Wall Street, alle primavere arabe, andate dove volete, alla Spagna, agli Indignados, abbiano una natura sociale e culturale profondamente diversa, che ha perso la centralità della organizzazione politica della classe a partire dai luoghi di produzione, per evidenti motivi. Quindi usciamo dal provincialismo, ma per favore usciamo anche dalla caricatura, perché sostenere che le alcune centinaia di militanti che sfondavano al concerto fossero la nuova composizione sociale di un soggetto rivoluzionario è una parodia, né più né meno una parodia della realtà. E questa realtà che noi oggi rileggiamo a 40 anni di distanza, 35-40, possiamo serenamente convenire insieme che con la spesa proletaria che rivendica anche il diritto al Dom Pérignon non abbiamo migliorato le condizioni di vita delle classi subalterne, ma le abbiamo, nel rapporto di redistribuzione tra capitale e lavoro, drasticamente peggiorate. E che dopo la fine dell'idea della organizzazione politica che si plasma e si modella intorno alla classe omogenea, certo nella grande fabbrica era più potente, quando Mirafiori giunge ad avere 60.000 operai, perché a questo si è arrivato al principio degli anni 70, e a Marghera credo che fossero più di 30.000, o sbaglio, no? Tra i 30 e i 50 appunto, era più semplice immaginare questo schema. Ma da allora, da quando questo non c'è più, sinistra riformista, sindacati, ma anche sinistra rivoluzionaria, non hanno più trovato una forma politica di organizzazione sociale, se non sfrangiata nel mutualismo, nella nuova cooperazione, nell'autoaiuto e in conflitti che talvolta assumono modalità sulle quali non ho tempo di perdermi. Per questo il mio invito è a considerare preziosa la lettura di questo libro, in quanto ci rivela le radici, diciamo, di questa radicalità che Tony Negri ci esprime ancora oggi, che sono antichissime, diciamo, nella sua formazione, a partire dal lutto e dal dolore di lui bambino, a partire dal confronto con la morte che avviene troppo precocemente, la morte per esempio del domandarsi perché un fratello di 17 anni può partire volontario nella Repubblica Sociale di Salò e venire ucciso per questo,
cominciare da allora quella forma, anche quasi, mi viene da dire, un po' quella passione e anche quel vezzo di dispiacere, di scandalizzarci, per cui fin dalle prime pagine tu dici, a partire da quell'episodio, io da allora ho sempre odiato la patria e il concetto di patria, e ti capisco fino in fondo, io l'ho già detto da Apolide, è troppo facile. Noi abbiamo lì dentro conosciuto personalità stranissime nella loro complessità. C'è un ritratto di Gian Giacomo Feltrinelli nelle pagine di questo libro, per restare nella città di Milano, dove di nuovo un gran borghese, erede di una dinastia industriale ricchissima di questa città, fa la scelta di vita che sapete, la fa dopo aver creato una casa editrice, una fondazione nella quale Toni Negri avrà un ruolo significativo, e poi va a morire nel modo in cui è morto. Sono stati tempi in cui questa complessità si è espressa in mille forme, e rispondo solo a questa domanda di Girolamo, perché sull'università non sarei capace, non sono neanche laureato, ma certamente io non avrei mai sognato in vita mia di fare il giornalista, e quando sono andato a scrivere su quei fogli di Lotta Continua ci andavo per militanza, non perché volessi fare una carriera giornalistica, ed è venuto dopo, e senza quei linguaggi dissacranti, sovvertitori, poi scopiazzati, non c'è dubbio, anche dalla grande stampa cosiddetta borghese dell'epoca, non ci sarebbe stato quello che c'è stato dopo. Ci sono mille eredità culturali diverse, ma non riduciamole per favore a parodia. Dunque, siccome sono arrivate due richieste di dire alla fine, ma sono arrivate più smemorato dei tre, ve le dico subito perché se no lo so che me le dimentico. Allora, la prima è di segnalarvi che allo stand G06 ci sono in vendita con una riduzione di prezzo i libri di Toni. E la seconda, già che è stato citato con la battuta sul Don Perignon la video intervista, c'è il film Le Rose e anche il Don Perignon, che è una video intervista a Chico Funaro, un nostro caro compagno. Ecco, questa video intervista verrà proiettata stasera qui alle ore 20. Okay? Al piano terra. Ok. Al piano terra, alle ore 20, ve lo dico subito perché me ne dimenticherei. Detto questo, noi vorremmo sapere se qualcuno del pubblico vuole intervenire con domande, se possibile sintetiche, in modo da poterne far molte, a cui noi poi risponderemo. Questo è sempre un momento di gelo. Non hanno letto il libro. Non hanno letto il libro. Siete passi molto bene. Ecco il primo intervento. Chiedo io una cosa a voi. Sì. Il libro si ferma al momento dell'arresto di Toni Negri, il 7 aprile del 79, ma dopo la storia, ahimè, continua. La storia continua con un periodo lungo di carcerazione, con l'accusa appunto di essere sostanzialmente il regista dell'insieme della lotta armata di questo paese, e dunque Toni conosce i reparti speciali delle carceri, dove si incontra con i detenuti militanti della lotta armata, e poi c'è la vicenda dell'elezione in Parlamento nelle file del Partito Radicale e l'espatrio in Francia, dove, guarda caso, per far imbestialire il benpensante italiano medio, lui viene chiamato a insegnare nell'École d'Etude Sciences Po, non mi ricordo più quale, eccetera. Ci sarà un secondo volume? Questa seconda parte della storia la consideri altrettanto interessante?
ma c'è già una parte che però è completamente scomparsa perché in Italia non è circolata, è tradotta in francese e tradotta anche in inglese, come sempre mi capita questo, in Italia, e si chiama Diario di un'evasione, ed è il racconto di questi 4 anni e mezzo di carcere preventivo senza processo, che è stato interrotto fortunatamente da quel matto di Pannella che ha voluto eleggermi deputato. Sono uscito da lì e quando con una maggioranza di 3 voti il Parlamento ha votato, come si dice, mi ha tolto l'immunità, me ne sono andato in Francia. Quindi c'è già una parte che probabilmente ci stiamo pensando, cercheremo di ripubblicare, è già scritta, con un'introduzione che ovviamente la riporti ai giorni d'oggi. Devo dire che è una documentazione, quel libretto, della violenza degli anni, ed è il racconto anche di quello che è avvenuto in carcere, dove effettivamente sì, era in carcere speciale, ma è stato anche una grande comunità. A Rebibbia c'era l'università di Rebibbia, c'erano compagni come Luciano Ferrari Bravo, Paolo Virno, che erano docenti universitari. Tutti docenti universitari, beh, c'era l'intero istituto era stato fatto tutto dentro. Poi c'erano però altri compagni che venivano da altre situazioni, che erano tutti universitari, e abbiamo fatto i seminari appunto attorno all'operaio sociale, attorno al nuovo metodo, alle nuove forme di accumulazione capitalista. C'erano questi seminari che di sicuro riuscissimo oggi a riprenderli, sarebbero veramente pieni di questa emozione arrabbiata per aver conosciuto le cose ed essere stati puniti per averle conosciute, un po' come i bambini a cui battono sulle dita. E però dietro a questo c'era tutto il resto, c'era la lotta armata che arrivava nelle carcere, c'è stata quella grandissima rivolta e terribile rivolta di Trani, nella quale sono stato implicato così come tutti gli altri compagni. C'è stata questa vita di carcere che, vi assicuro, vista oggi, non è che la proponga, ma effettivamente serve a riflettere. E invece, scusami, una sola correzione, ma siccome parliamo di fatti assolutamente normali all'epoca, ma che sembrano strani adesso, Paolo Virno in realtà non solo non era in cattedra, ma non era neanche laureato, ha approfittato, tra molte virgolette, di quei 4 anni e mezzo di Rebibbia per fare quella tesi di laurea che gli mancava, scrivere il suo primo libro e da lì iniziare una carriera intellettuale che poi lo ha portato in cattedra. Quindi l'Università di Rebibbia ha addirittura laureato e prodotto docenti. Non dirlo a voce troppo alta perché poi, come dire, potrebbe esserne danneggiato nella sua carriera accademica. Mi interesserebbe invece chiederti qualche cosa di più recente. Un conto è conoscere, come credo molti dei presenti conoscano, Impero, il lavoro che hai fatto con Michael Hard e il successo mondiale di quel libro e di questa ricodificazione, diciamo così, del conflitto moltitudini Impero. Altra cosa è chiederti che rapporto negli anni più recenti tu hai effettivamente avuto con i movimenti di rivolta fuori dall'Italia, se ne hai avuti. Ma il, se vuoi dire, Tsipras,
dove ha imparato alcune cose e vi dirà nel movimento altermondialista. Se voi parlate con i compagni di Podemos, vi dicono: noi siamo la continuità dell'operaismo. Negli Stati Uniti evidentemente... Scusa, ti interrompo subito, ti dà fastidio che Syriza piuttosto che Podemos abbiano scelto la via parlamentare, addirittura trattative per fare dei governi, o l'hanno fatto addirittura un governo in Grecia? No, perché sono rivoluzionari, perché non vogliono questo regime. Il fatto di apprendere, di andare alle elezioni, non è una cosa che può... non è una cosa cattiva in sé. In fondo il deputato l'hai fatto anche tu. No, questo è, io l'ho fatto come evaso. Il problema è un altro, il problema è che bisogna costruire una forza capace di rompere le istituzioni nelle quali sei, una forza capace di essere legata a contropoteri sociali. Il grande problema di Podemos, per esempio, è questo, quello di aver creato una struttura, di essere al bordo dell'essere al governo e però di mantenere questa formidabile capacità di mobilitazione di classe e delle alternative rivoluzionarie. Quando Ada Colau, la sindaca di Barcellona, dice in questi giorni: cari padroni del vertice, dei vertici europei, non volete a tutti i costi degli emigrati. Bene, io ho un migliaio di posti preparati per farli arrivare. Questo mi sembra, è quella, tutta la nostra ricerca politica è stata come far funzionare, e questa è l'autonomia, è come far funzionare i movimenti, l'organizzazione del desiderio sociale di liberazione come forza, come capacità di decisione, come politica. Questo è stato quello che noi abbiamo predicato, analizzato e predicato, ed è qualche cosa che oggi vive nei movimenti dappertutto e presto, secondo me, vivrà anche in Italia. Ma dappertutto, se voi andate in giro a chiedere che cos'è la politica oggi, se tu sei un mascalzone ti presenti, entri in un partito, ma se non sei un mascalzone però hai bisogno di politica, hai bisogno di stare con gli altri, di costruire un avvenire diverso o semplicemente sopravvivere. Ti chiedo un'altra cosa, posso andare avanti così? Giornalista. Parliamo un attimo di che fine ha fatto la sinistra rivoluzionaria italiana. Ci sono, tu come dire, esalti una specificità del 68 italiano che si sarebbe protratto lungo un intero decennio a differenza delle fiammate di altri paesi, ma in altri paesi i leader di quei movimenti sono diventate figure assai rilevanti, hanno anche assunto incarichi politici o di governo, ma al di là di questo sono diventati leader di comunità che hanno influito e trasformato la società. In Italia mi viene da pensare Adriano Sofri oltre che a te, ma mi viene adesso, al di là dei destini personali, ti chiedo perché c'è questo deserto là dove c'era la sinistra rivoluzionaria? Ma è fuori dubbio che la politica italiana, il sistema italiano ha escluso la possibilità di una qualsiasi modificazione di un qualsiasi rapporto con i movimenti. Questo non è avvenuto né in Germania né in Francia. Con Bendit, Fischer, Adam Michnik in Polonia, potremmo citarne tanti. Sì, potremmo citarne tanti, però permetti, io la domanda che ha fatto, non fare giro. Io dico, Joschka Fischer lo conosco dagli anni da piccolo,
e con Vendite lo vedo abbastanza frequentemente anche adesso. Sono compagni che hanno completamente cambiato casacca. Capita. È la cosa più... Pensano evidentemente di essere realisti. Io penso che invece questi compagni che sono... Ci metti anche Tsipras a questo punto? No. Tsipras è un realista sul serio, che ha fatto vincere un referendum sul quale ha puntato la capacità di mostrare che è possibile lottare sul livello europeo. Che poi sia stato sconfitto è cosa evidente, ma è evidente che noi dobbiamo continuare a fare referendum sulla questione europea. Adesso, se no lui si arrabbia, parla della sinistra rivoluzionaria in Italia, perché non c'è più? Ma perché c'è un cadavere che abbiamo usato davanti ai nostri piedi? È un cadavere che si chiama Partito Comunista Italiano. E ci sono forze continuamente che pensano di poter rivivere mangiando dei brani di questo corpo putrefatto. Questa è la ragione per cui in Italia una sinistra è così difficile da costruire. Questa è la questione, perché abbiamo in mente quel Partito Comunista Italiano come non un ideale, ma come l'unica forma di politica possibile. Capisci che cosa ha l'importanza delle sinistre nazionalisti? No. Non sono molto intelligente, questo lo sapevo già. Ma tu, caro mio Toni Negri, nel libro racconti, e prima mi sono dimenticato di citarlo, ma una volta lo abbiamo raccontato all'Infedele in televisione, mi ricordo, che nella tua formazione di giovane cattolico che entra a militare nel Partito Socialista Italiano, mai nel PC, e che poi diventa una figura rilevante della sinistra operaista, il passaggio esistenziale nel quale tu dati questa impronta socialista, laburista, avviene niente meno che in un kibbutz di Petah Tikva in Israele, se non sbaglio nel 1956, 55 o 56, una roba del genere. Quindi, diciamo, in un'impronta che è tutt'altro che insurrezionalista, è comunitaria, mutualistica, è un'altra cosa. E tu non eri ancora comunista, ma dici di fatto lo diventi allora, nel kibbutz. Ma sai, nel 53 in Israele era una cosa che... era un viaggio che si faceva per imparare a come si poteva essere comunisti. Io, per me l'esperienza di quel kibbutz è un'esperienza che resta nel mio cuore, diciamo, nella maniera più piena, nel senso che lì ho visto che era possibile essere comunisti. Era possibile perché non c'era più la proprietà. Era possibile perché anche la famiglia era stata messa in critica radicale. Era possibile perché la gente lavorava insieme, insieme si difendeva e portava con sé la grande esperienza culturale che era stata e rivoluzionaria, che era stata quella dell'ebraismo europeo. Mi dispiace che oggi, evidentemente, sono stato in Israele anche recentemente, e tutto questo sia stato abbastanza cancellato. È singolare che nessuno ci abbia niente da dire. Beh, dal momento che non ci sono domande, allora noi... No, forse sì, forse ne abbiamo una. Ciao a tutti, sono Leon del Cantiere di Milano e vabbè, molto rapidamente volevamo dire un paio di cose a partire dal libro ovviamente, e quindi anche dal rapporto strano che abbiamo noi con gli anni 70, ovviamente un rapporto che parte
noi intendo diciamo quelle generazioni di militanti degli ultimi 15-20 anni che hanno attraversato questa città in particolare negli ultimi 15-20 anni, un rapporto che passa ovviamente attraverso Toni, tanti compagni con cui ci confrontiamo, i compagni di Rosso dell'Autonomia di Milano e non solo i compagni dell'Autonomia con cui ci confrontiamo anche quotidianamente, e che passa anche da paradossalmente quella una sensazione anche a volte di liberarsi da, come dire, l'ombra degli anni che rappresentano sicuramente un momento importantissimo per la storia del nostro paese, ma insomma certo qualche cosa da affrontare non in modo manualistico. Abbiamo letto i libri Lordadoro, abbiamo letto i libri di Sergio e Lanfranco Caminiti, abbiamo letto tutto questo, ma non lo possiamo e non lo abbiamo mai voluto assumere come un manuale, e, anche perché ovviamente il dibattito, che sicuramente fa parte della storia ed è impossibile eludere se si parla della storia di quegli anni, il dibattito sulla violenza, a parte poche sedi come questa, è soprattutto per noi un fastidiosissimo eco di tutta quella quelle tonnellate di parole e anche di anni di galera, ma che a noi sono arrivate soprattutto come parole che hanno, che una classe dirigente terrorizzata da quello che era successo negli anni 70 ha gettato addosso a chiunque si muovesse nel nostro paese negli ultimi 40 anni, che appaiono oggi ridicole a tal punto che, senza voler attaccare Gad, Lerner o altri che la pensano in questo modo, ma certamente a Milano abbiamo da 5 anni dobbiamo sopportare che la parola gentile come qualità e qualifica della nostra giunta sostituisca per esempio qualunque politica sociale o proposta o iniziativa, insomma quello che d'altra parte è vero che la nostra giunta insomma è erede di quel cadavere del Partito Comunista di cui si parlava prima e non certo dei movimenti, però ha dal punto di vista anche culturale l'eco di questo discorso sulla violenza arriva almeno dal nostro punto di vista fino a questo punto. Ora, nel libro invece vediamo abbiamo letto degli altri anni 70, soprattutto la potenza di quella che veniva chiamata prima, posso sbagliare qualche parola, ma quella gioia della teoria che in qualche modo tiene insieme l'etica che sta alla base della possibilità di costruire percorsi organizzativi militanti, comunisti, e il tema della materialità, della possibilità delle lotte di vincere. Ecco, da questo punto di vista, di vincere o comunque di trasformare, insomma di essere sì comunità gioiose, ma anche dentro a lotte potenti, oppure potrei dire il contrario, di essere dentro a delle lotte importanti, ma tessendo a partire dal fatto che si tessono legami sociali. Ecco, noi ovviamente non possiamo, nessuno qui lo vuol fare, ma insomma spesso la tentazione di fare il funerale dei movimenti aleggia. Noi non lo possiamo fare anche perché ci sentiamo parte di questa storia e non abbiamo nessuna intenzione di farci il funerale. Detto questo, è difficile non vedere oggi come la sensazione che la storia vada in una direzione diversa da quella delle esperienze che costruiamo quotidianamente, o almeno della possibilità di queste esperienze di generalizzarsi, è forte. Oggi mentre non cadono, ma vengono ricostruite le frontiere precedenti a Schengen, mentre la guerra si avvicina, ecco, l'idea che tutta la cooperazione mutualistica della moltitudine, tutto quello che si realizza nelle fabbriche sociali, cioè nei quartieri, nelle scuole, nelle università, sia molto più facilmente, sia recuperato molto più velocemente di quanto invece divenga radicalmente rivoluzionario, e soprattutto la sensazione che in ultima istanza la partita possa essere chiusa a destra sull'Europa, sulla crisi, la minaccia incombente di questa concretissimo pericolo è parte fondamentale della fase dentro cui ci muoviamo. E allora chiudo
dicendo che siamo qui anche perché ci rivolgiamo a Tony anche come un compagno che è sempre stato un grande ottimista nel rapporto con questo, con le riflessioni che abbiamo fatto in questi anni, e chiedendo al di là di a lui un qualche spunto ulteriore oltre a quelli che ha già dato su come di fronte a queste grandi sfide la prospettiva delle cose importanti ma certamente troppo piccole rispetto alla storia che andiamo costruendo si possa pensare come più generale, come tutto quello che viene costruito anche quotidianamente in questa città, anche da generazioni che oggi qui non sono presenti in grandi numeri, può darsi un orizzonte che non sia residuale dentro a una fase storica molto difficile. Ma sai, queste sono domande che evidentemente richiederebbero una discussione in più, non sono mai domande a cui si possa rispondere da soli. Si deve sempre rispondere chiacchierando, discutendo, incazzandosi e anche costruendo dei documenti, andando avanti in un dibattito continuo. Io oggi come oggi credo essenzialmente che una sinistra possa costruirsi solo a livello europeo, e solo se noi cominciamo a fare delle lotte in Francia, in Italia, in Germania, appoggiandoci a quelli che sono già dei poli, come la Spagna e la Grecia, se noi cominciamo a ragionare su quella che è la dimensione europea, per esempio una grande battaglia a livello europeo sul reddito garantito, queste sono le cose che oggi possono avere una prima risposta. Io credo che l'Italia, come la Francia, come la Germania, sono diventate piccole. L'Europa è necessaria perché si vuole essere presenti al mondo e non essere un appendice dell'Asia. Bisogna costruire l'Europa. Certo che per portare dentro l'Europa una capacità costituente, strappare l'Europa a quel groviglio di trattati che l'ha fatta diventare l'esempio più formidabile della perversione neoliberale, per costruire veramente la sala della pallacorda a Bruxelles, noi abbiamo bisogno di aprire un movimento europeo, abbiamo assolutamente bisogno di aprire un discorso che non sia un discorso semplicemente sulla democrazia, ma un discorso che sia sulla democrazia e le basi materiali che la democrazia ha: libertà, eguaglianza, solidarietà, costruite come istituzioni. Democrazia che sia un gioco di contropoteri, federalismo. Questi sono tutti contenuti maturi sui quali battersi. Grazie.